quest'anno la dicotomia che è stata globale e locale per il festival di Materadio. Ed è una dicotomia che noi abbiamo sposato e che sposiamo già da tempo. E quest'anno il prodotto è stato anche di grande valore, perché la nostra realtà locale intendo insomma materana lucana, ha sposato un artista, la sua arte americana, il jazz, per l'appunto il trade union tra le due realtà. Abbiamo creato un vero e proprio prodotto culturale, portando l'arte di Bobby Watson nella nostra orchestra, nella nostra big band, che nasce qui a Matera, fatta da materani che hanno creduto in questo tipo di cultura. Quindi non importiamo nulla, ma ci confrontiamo per creare qualcosa, per creare le basi di una cultura che sia parte dal locale e diventa globale. Bobby Watson è uno dei miei miti, è un mito vivente, nel senso un mio mito. Io lo ascoltavo da ragazzino, quando ho incominciato ad approcciarmi al jazz, e avevo un sogno, quello di suonare anche con lui, e beh, insomma ci sono riuscito alla grande. Nel senso che addirittura la nostra frequentazione ormai quadriennale ha portato al prodotto di questo disco, che si chiama Matera Encounters, proprio per gli incontri che avvengono qui a Matera, gli incontri che noi creiamo con la nostra associazione, che Mi Fa Jazz, e con la nostra orchestra, che si chiama LJP Big Band. E Bobby Watson è un artista a tutto tondo, è un artista, ovviamente un jazzista, è uno che fa parte della storia del jazz, un musicista che fa parte della storia del jazz, non fosse altro per la sua appartenenza a uno dei gruppi più importanti, un gruppo della storia del jazz, che sono i Jazz Messengers di Art Blakey, è un gruppo molto attivo dagli anni 60 in poi, fino insomma alla morte del grande batterista americano. E lui l'abbiamo visto in vari contesti importanti, alla Casa Bianca da Obama, con nomi di altisonanti come Wynton Marsalis, il fratello Branford, Diane Reeves, insomma con il gota del jazz mondiale. E insomma è una persona che ha un certo peso, un musicista che ha un certo peso nella storia del jazz. Collaborare con lui è sempre emozionante. Bobby è una persona stupenda, oltre ad essere un musicista straordinario. È una persona stupenda perché è sempre prodigo verso di noi, dispensa consigli, ci aiuta a capire le dinamiche più intime del jazz. Si dona ai ragazzi nelle sue masterclass, ne abbiamo fatte due in questi giorni, una qui a Matera, proprio sempre nell'ambito dell'organizzazione dei nostri concerti per Materadio, e l'altra a Crispiano, vicino Taranto. È una persona che ha fatto del jazz la sua vita, una missione. Lui continua a dire che si sente missionario proprio per portare avanti il verbo del jazz, e in una certa maniera l'ha inculcata anche a me questa cosa, lasciandomi un po' di questa eredità, sebbene lui sia ancora vivente, grazie a Dio, ha detto di portare avanti questa missione
in più livelli, quindi dando ai ragazzi, alle nuove leve, quanto più possibile. È una persona straordinaria, ama i bambini, c'è stato un feeling pazzesco con mio figlio, si sono cercati e si sono divertiti insieme, quindi una persona talmente normale da essere grande, una persona umile, una persona veramente umile, un artista umile che si pone al servizio veramente della musica e di chi sa fare di questa la sua arte, la propria arte. È un disco molto bello, non sono di parte, sono quelle le recensioni che ha ottenuto finora, ma poi dallo stesso Bobby Watson, che è rimasto veramente entusiasta del lavoro fatto. È un disco che va alla ricerca di brani che affondano il loro piglio nella tradizione hard bop, quindi alla ricerca di quei brani che lui ha sentito più vicino a sé nella sua vita, e quindi c'è stato questo repertorio, questa scelta di brani che lui ha sentito molto presente nella sua vita da jazzista. Parlo di brani che ha suonato l'orchestra di Buddy Rich, con cui lui ha anche collaborato. È un disco veramente godibile, un disco fresco, un disco dinamico, e siamo felici di aver creato un prodotto culturale veramente locale e globale, perché di locale c'è l'orchestra, la volontà di avvicinare gli artisti di fama mondiale che possano insegnarci, possano continuare a dare valore a quello che noi facciamo. Quindi non vogliamo importare nulla, vogliamo confrontarci, vogliamo creare dei presupposti per una cultura ad ampio raggio. Sono 4 anni che io collaboro con Bobby e abbiamo fatto diversi tour e ne abbiamo ancora da fare altri. Probabilmente con l'orchestra è sempre difficile muoversi, perché l'orchestra di 20 persone ha dei costi veramente eccessivi, però non lo escludo, continueremo a suonare e a collaborare nuovamente ad Anno Nuovo, che lui adesso è impegnato con l'università presso cui lavora, insegna, quindi ad Anno Nuovo si creeranno i presupposti di un nuovo tour, di una nuova avventura insieme. Il nostro disco è dappertutto, in tutti i negozi di dischi, peccato che Matera non abbia un negozio di dischi, purtroppo, però lo si trova in tutti online, su tutte le piattaforme.